Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci. Oggi ti voglio parlare dell'argilla. L'argilla è sicuramente uno dei componenti naturali più utilizzati, ma ti voglio svelare 5 utilizzi che se ne possono fare. Allora, il primo, l'argilla è un ottimo depuratore dell'organismo. La sua preparazione è molto semplice, l'unica cosa da ricordare è che per questo compito o per questo scopo viene utilizzato un particolare tipo di argilla che può essere deglutita ed è l'argilla ventilata. Basta porne un cucchiaino all'interno di un bicchiere e lasciarlo riposare, dopodiché lo si può bere o direttamente oppure in più stadi. Un altro utilizzo dell'argilla è quello che lo vede utilizzata come maschera per il viso e quindi come maschera di bellezza. Si stende la maschera e la si lascia riposare sul viso per 30 minuti. Le proprietà dell'argilla a livello della nostra pelle e del derma sono nutrienti, e idratanti e purificanti. L'argilla può anche essere utilizzata contro la forfora. L'impacco è veramente semplice: si prende dell'acqua calda e la si mescola con l'argilla. Quindi si massaggia velocemente il cuoio capelluto per 5 minuti in maniera energica, dopodiché si lascia riposare l'impacco per 20 minuti. Poi si può proseguire con il normale shampoo. L'argilla ventilata viene utilizzata anche come lenitivo contro i dolori articolari. La preparazione del composto è molto semplice. Si prende infatti dell'argilla ventilata, mezzo bicchiere d'acqua tiepida, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e un cucchiaino di miele. Si mescola il tutto, l'impacco è particolarmente cremoso, viene messo direttamente sull'articolazione dolorante per 30 giorni a giorni alterni. Infine, un altro utilizzo dell'argilla è molto importante, è quello contro la cellulite e quindi contro quella fastidiosa buccia d'arancia. Perché l'impacco sia efficace, si deve aggiungere o olio di betulla oppure olio essenziale al rosmarino. Si prepara quindi un impacco con betulla e oli e lo si lascia per 30 minuti. È particolarmente efficace appunto contro la ritenzione idrica. Grazie.